Cosa accadrà negli ultimi giorni di scuola non è ancora molto chiaro. Già una decina di giorni addietro la viceministra Anna Ascani, facendosi interprete di proposte che stanno circolando in rete, aveva lanciato l'idea di consentire ad alunni e insegnanti di incontrarsi a scuola a fine lezioni per un saluto collettivo. Il comitato tecnico-scientifico era stato subito perentorio. Non se ne parla neppure, ci sarebbero troppi rischi. Salvo correggere il tiro e precisare, si potrebbe anche fare, purché sia all'aperto e nel pieno rispetto dei divieti di assembramento e delle regole di distanziamento e di protezione individuale. E infatti in qualche realtà ci si sta organizzando proprio in tal senso, ma spesso si tratta di iniziative che sono promosse dai comuni o dal mondo del volontariato e non dalle scuole. Scuole che invece sono preoccupatissime per come si potrà ripartire a settembre, questione su cui esistono ancora pochissime proposte concrete. Ci sono le linee guida del Comitato Tecnico-Scientifico, questo è vero, ma ciò significa poco perché si tratta solo di regole da seguire, ma non di soluzioni concrete. La situazione è confusa, tanto che il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, ha già colto l'occasione per affermare: il governo pensa di far andare a scuola i ragazzi l'ultimo giorno per salutare le maestre. Lo stesso governo però non ha ancora spiegato a studenti, famiglie e professori come e quando riprenderanno le lezioni a settembre, in classe o a casa, insieme o divisi, sui banchi o a distanza. Il fatto è che si fa un gran parlare di classi dimezzate e di aule con pochi alunni, ma per ottenere questo risultato ci sono solo due opzioni: o aumentare gli organici o ridurre l'orario delle lezioni. Peraltro, anche l'aumento degli organici potrebbe non essere risolutivo, in quanto occorrerebbero poi ulteriori spazi che al momento non ci sono e non si vede come potrebbero essere allestiti nell'arco di 3 mesi. Per riaprire, osserva per esempio Gabriele Toccafondi di Italia Viva, servirebbero miliardi su miliardi, oppure fare meno scuola. O 100.000 assunzioni a tempo determinato, docenti che semplicemente però non ci sono e che non saranno né formati né abilitati per settembre, trovando anche tante aule in più che nelle scuole non ci sono, oppure per rispettare le distanze si potrà fare meno scuola, perdendo il 20% di lezioni. Fare lezione 4 giorni alla settimana, entrare dopo, uscire tardi, proseguire con la didattica online. Diversi esponenti del Movimento 5 Stelle e la stessa Anna Ascani, rispolverando l'idea pedagogica della città educante nata 50 anni fa, suggeriscono di realizzare veri e propri patti territoriali che consentano di fare scuola nei musei, nelle biblioteche, nei teatri. Idea interessante, ma con un limite invalicabile. La città e i suoi luoghi di cultura possono certamente avere un ruolo educativo, ma solamente integrativo e non alternativo alla scuola, come invece qualcuno pensa. Bene, il tema, come voi capite, è soltanto all'inizio, il dibattito è solo all'inizio, perché ne avremo per almeno 2 o 3 mesi per discutere su questo argomento, quindi voi continuate ancora a seguirci sia su questo canale ma anche nella nostra testata online www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni e noi ne daremo conto come sempre.